Un saluto da Mapo, amici di recordinggame.it. Come preannunciato, oggi siamo al volante di una cattivissima SRT Viper GTS del 2013. SRT sta un po' come l'Abarth per la Fiat. Un'americana da gara che originale monta un motore da 477 kW per una resistenza alla forza G laterale di 1,24. Siamo naturalmente in classe S. L'esperimento di questo video è quello di portarla al massimo di questa categoria, quindi S800. Parliamo subito di elaborazione. Nel riepilogo che vedrete tra un istante saranno mostrati tutti i potenziamenti installati. Uno significa parte originale, mentre a fianco verrà indicato il livello massimo di potenziamento. Quindi in sostanza, mostrando solo le modifiche rispetto all'originale, si partirà almeno dal livello 2. Adesso quindi vediamo tutti i pezzi installati. Iniziando dal motore, la marmitta è l'unico pezzo installato, avremo qualche cavallo in più, meno peso e un gran sound. Riguardo alla piattaforma e maneggevolezza, ho installato praticamente tutto a livello massimo perché, come vi ricordo, bisogna sempre puntare ad avere più forza G possibile. Ho lavorato sulla trasmissione montando una frizione ed un cambio livello 2 ed ovviamente il mio caro e vecchio amico differenziale da gara. Per quanto riguarda le gomme, anche qui siamo messi bene, mescola da gara, larghezza massima sia anteriore che posteriore e cerchi modificati da 20 pollici giusto per rifinire l'indicatore di prestazione al limite del concesso. Per concludere con l'aerodinamica, alettone anteriore e posteriore versione forza. Riepilogando, queste sono le caratteristiche originali dell'auto, che comunque non sarebbe male neanche così, ma vediamo invece come dopo questa elaborazione la nostra Viper guadagni 10 cavalli in più, ben 300 kg di riduzione peso ed uno sbalorditivo aumento della forza G fino a 1,42. Andiamo anche a vedere quelli che sono i costi: 215.000 crediti per l'acquisto della macchina, più 33.800 per l'installazione dei componenti discussi poco fa, per un totale di quasi 250.000 crediti, senza dubbio una bella cifra, ma come del resto lo è questa macchina. Andiamo in pista, che ne dite? Per evidenziare ancora meglio il lavoro preventivo fatto su questa Viper metterò a confronto due giri veloci percorsi a sinistra con l'auto originale e a destra con la modificata. Vedete già le differenze comunque nelle prime curve. Chiaramente ho fatto dei tagli al montaggio dell'originale in modo da sincronizzare i video con i momenti di staccata e le curve, i rettilini, perché sennò mi sembra abbastanza ovvio che quella modificata vada di più. Esteticamente, vabbè, si vede l'alettone, vediamo questa S, abbastanza semplice capire come quella modificata abbia più sovrasterzo ma soprattutto più stabilità. L'altra sembra un po' molleggiante, un po' con gli ammortizzatori scarichi, ma in realtà anche l'auto originale non è male. Vediamo questa curva a sinistra. Il sound è leggermente modificato in quella appunto elaborata, perché montando la marmitta qualcosa fa. C'è la possibilità di aprire prima il gas perché la stabilità è ottima. 1,42 è veramente una forza G importante per una categoria S. Adesso tra poco parleremo anche di messa a punto, perché non c'è solo l'installazione dei pezzi ma anche la regolazione. Vedete come sbacchetta un po' quella originale. Diciamo tutto sommato molto più guidabile, molto più rapida in risposta. Vi anticipo già i tempi, quasi 7 secondi di differenza, un bel miglioramento direi. Ma tutto questo, come dicevo poco fa, è stato possibile anche grazie alla regolazione della messa a punto. Ripeto per l'ennesima volta il concetto espresso anche nel video sulla Golf: quando fai un'elaborazione mirata ad ottenere il massimo della forza G, tre quarti del lavoro è già bello che è fatto. Ma per correre contro l'eccellenza, e con questo intendo vincere nel multiplayer, devi fare di più di quello che pensi. Quindi vediamo le differenze apportate tra i settaggi predefiniti e quelli da me scelti. Come pressione delle gomme ho dato qualche punticino in più a quella modificata per aumentare la rapidità di risposta. Il cambio l'ho impostato leggermente sull'accelerazione perché l'auto originale ha i rapporti un po' lunghi. L'allineamento non l'ho toccato perché è un'auto che già funzionava benissimo così come l'ho potenziata. Le barre antirollio le ho un po' smollate per dargli del sovrasterzo aggiuntivo, e quando comunque guadagni tutta quella forza G te lo puoi permettere. Parlando di molle, non ho toccato niente sulla resistenza, sulla compressione, ma ho abbassato molto la macchina, migliorando ulteriormente la forza G. Anche per lo smorzamento non ho toccato niente perché non è un parametro che di solito vado a modificare.
Come aerodinamica gli ho dato pochi punti in più sulla velocità, sacrificando la tenuta perché già ne aveva abbastanza, quindi andremo a guadagnare in velocità. Invece parlando di freni, li ho potenziati con una pressione al 115% e la macchina frena benissimo. E ora il nostro amico differenziale. Rispetto all'originale ho toccato semplicemente la decelerazione scalando al 20% in modo da chiudere di più le curve strette, quindi dando più sovrasterzo. L'accelerazione già andava benissimo visto. La parte estetica ovviamente meritava anche quello un ritocchino. Questa è la nostra Viper originale con questo, diciamo, grigio scuro, quasi nero, e le bande, le strisce centrali di un grigio ancora un po' più chiaro. Molto bella anche così, perché comunque il classico merita, ma questa è la nostra cattivissima Viper versione recordinggame.it, un nero tenebroso e un rosso fuoco, un mezzo da temere soltanto a guardarla. Stiamo per arrivare al momento gare, solite due in multiplayer, quindi prima gara online. Siamo a Sebring di giorno. Tiriamo giù la musica, sentite il rombo. Via! Partiamo sedicesimi. Intanto grazie per una piccola botta da dietro che ha fatto praticamente da effetto NOS. Già notate l'accelerazione, quanto mi ha fatto guadagnare. La prima curva di Sebring è a sinistra, abbastanza lunga, dove succede un po' di tutto. Qua danni fortunatamente non ce ne sono stati, ma la prima vera staccata è questa che sta arrivando. Questa qua è una piccola tamponata, colpa mia. Casino in mezzo alla pista, botta davanti, botta dietro, ma non è successo per fortuna niente. Quindi siamo già ottavi, non male. Davanti vedo una macchina taggata eBay. Mi verrebbe da chiedergli, ma ti paghi eBay per dargli queste verniciature? Non credo. Vedete come frena molto bene, cosa che dicevo prima. Altro piccolo disastro, una Viper. Ecco, a te eBay, ti sta bene, io compro su Amazon. Quindi siamo già quinti. Quinti, diciamo, meritato ma un po' casuale anche. Diciamo che il merito è stato quello di restare in pista. La Viper si fa sotto, è anche bello vedere come le due Viper diciamo competano tra di loro, se c'è qualche differenza. Qua si è visto subito la decelerazione causata dal differenziale, come mi ha portato dentro, ma per fortuna ho un grip fantastico, cioè 1,42 è veramente tanto. Eccolo qui il primo contatto, Viper contro Viper, siamo due serpe verdi qua. Mi ha fatto un po' andare fuori, per fortuna niente di grave, ho perso solo una posizione, però in due giri già un gruppetto di testa si allontana. Vediamo se il mio motore, anche se vedo che già allunga, vediamo se il mio motore riuscirà a farmi riavvicinare. Comunque un po' di vendetta ce l'ho, eh. Sono un giocatore corretto, ma... e ti dimostrerò che riuscirò a sorpassarti in maniera pulita. Una sverniciatina nell'ultima curva finale a destra. Inizia il secondo giro. Comunque sentite veramente che bel motore. L'auto è praticamente inchiodata al suolo. Ci facciamo sotto. Sì, è vero, solo 10 cavalli in più di potenza motore. Attenzione qua, sembrava che mi fosse riavvicinato, ma era una piccola laggata. Ogni tanto capita, per fortuna quasi mai. Dicevo, solo 10 cavalli in più, ma togliendo 300 kg alla carrozzeria, a tutto quanto, le cose inutili, i cavalli alla ruota sono nettamente saliti. Andiamo alla staccata. Si infila una Porsche e grazie tante, mi ha fatto il regalo di Natale in ritardo. Anche il quarto vedo in trasparenza che ha fatto un po' un giretto sull'erba, quindi quarta posizione guadagnata. E direi che il terzo è parecchio lontano. I pregi di quest'auto comunque si stanno vedendo, perché le staccate, poi in questo circuito stanno venendo bene. Le staccate si vede proprio come vengano bene, come mi possa permettere di pinzare proprio all'ultimo. Facciamo che vi lascio qualche secondo di silenzio per ascoltare questo fantastico motore SRT Dodge.
questa è proprio cattiveria pura su asfalto. È un'auto che dopo ogni gara secondo me deve andare a confessarsi, perché ha proprio la faccia da peccatrice. Quindi dopo quest'ultima cagata stiamo per chiudere il secondo giro ed ultimo. Una curva che non ho mai digerito tantissimo, questa qua, lunga e doppia di Sebring. Un po' di gomme per terra, qualcuno ha fatto il danno. Quarta posizione comunque non male. Non ha tanto senso guardare i tempi perché ci sono stati, vabbè, il primo giro era da fermo, il secondo ho fatto qualche contatto avuto, quindi lasciamo perdere. Ma comunque quarta posizione portata a casa, sono partito sedicesimo, ricordatelo, e questo è veramente da considerare. Seconda gara online, la corriamo di notte sul circuito di Yas Marina e partiamo quarti. Attenzione al semaforo rosso, via! Cercherò di... questa è una curva brutta, cercherò di stare il più possibile attaccato al terzo per non farmi tamponare. Ah, vabbè, ho tamponato io. Mi spiace, caro mio, con questa macchina un po' strana. Questa qua è una Donkervoort, una macchina olandese, se non sbaglio, che vedo tra l'altro che corre abbastanza, perché è proprio scattante, si vede. Comunque, intanto non mi sono venuti addosso da dietro e questa è una cosa positiva. Posso fare la mia gara cercando di arrivare al podio, quindi fare un buon risultato. Un circuito abbastanza tecnico, ha dei bei rettilini, ma c'è anche curve strette come questa da prima. Poi ci sono molte varianti del tracciato, adesso non so bene quale sia questa, però quattro giri non penso che sia, non è di sicuro il giro completo. Vediamo il rettilineo come se la cava. Bellissimo il contagiri che diventa quasi incandescente quando sei giunto alla cambiata. 275 orari alla staccata, non male. E se schiantate la Donkervoort, che non so neanche se si pronuncia così. Quindi terza posizione. Questa curva la potevo fare meglio, infatti lui l'ha fatta molto meglio. Ma guardate, cioè mi ha già recuperato, questo si era appena schiantato, mi ha già recuperato. Questa qua è un'auto paurosa. Non l'avevo mai vista in gara, devo dire. Poi in multiplayer è proprio la situazione perfetta, perché è stata, diciamo, modificata da persone che probabilmente sanno il loro mestiere. Ma non molliamo. Magari faccio questa S un po' più dritta, diciamo ci provo, in realtà l'ho fatta bene. E va proprio via, ma tutti quanti, non sono per niente vicini, quindi o fanno loro qualche cazzata, e mi sa che anche qui la quarta posizione è la mia. ...277, quindi sono uscito meglio in curva. E sono arrivato anche un pelo più lungo, però cercheremo di fare questa curva a destra meglio, infatti nettamente meglio rispetto al primo giro, ma comunque davanti vanno. E intanto, attenzione, dopo questo lungo vi spiego perché ho scelto questa Viper. L'ho scelta principalmente perché ce l'avevo in garage, non l'ho comprata, ma anche se abbiamo visto prima i costi, ma in realtà io non ho speso niente, perché mi è stata, adesso non ricordo se l'ho vinta con i premi quelli che ti danno quando aumenti di livello, oppure se me l'ha andata nelle leghe del multiplayer, è più probabile la seconda, non mi ricordo bene. Quindi ce l'avevo già in casa, ci sono, non è l'unico modello di Viper, questa tra l'altro è marchiata SRT, ma ci sono anche quelle più moderne che sono Dodge. Esteticamente non cambia tantissimo, ma comunque è una bella macchina, ha questo, diciamo, questa particolarità del motore che è veramente unica. È una supercar, anche se però deriva anche un po' dalla concezione di muscle car, per quello che penso io. E era lì e mi ha detto prendimi, elaborami, e io l'ho presa e ne ho fatto una S800. Un'auto che parte da S707, quindi potrebbe anche venire declassata in A, in categoria A. Attenzione, qualcuno addirittura secondo. Ma qui è successo qualcosa, qui hanno fatto un incidente. E quello davanti, se non vedo male, è proprio la mia bella Donkervoort GTO. Eh sì,
quindi l'auto da battere è quella. Il bello del multiplayer è, oltre a competere con i migliori, secondo me, è anche che ti viene praticamente svelato quali siano le macchine migliori per ogni categoria. E pare che questa Donkerwort, mai vista prima, sia veramente competitiva. Cioè, quando era vicino a me, vedevo proprio che le curve le faceva come se fosse un go-kart. Sembra anche che di motore non manchi nulla. Tanto dietro, guardiamolo dalle telecamere posteriori, ci sono addirittura dei contatti, ma questa è l'ultima curva, quindi non mi passano più. Siamo al traguardo. Perfetto, seconda posizione, quindi un podio. Sono andato abbastanza bene girando tra i primi. La Donkerwort mi ha dato ben 2 secondi e 2, quindi confermo che è veramente un'auto da battere. In conclusione, cosa dire? Niente. Dopo tutto sto lavoro fatto su quest'auto, ho capito che devo anch'io andare a comprare subito la Donkerwort, perché va che è una bomba. Un saluto da Mapo, appuntamento alla prossima, sempre su recordinggame.it. Sì, però anche la Viper non è male.